È opinione diffusa e giustificata in tutti i campi della vita spirituale umana che per l'uomo il massimo enigma nell'ambito della nostra vita fisica sia l'uomo stesso. Possiamo anche dire che buona parte della nostra attività scientifica e della multiforme attività di pensiero mirino alla soluzione dell'enigma uomo e a conoscere, per quanto è possibile, l'essenza della natura umana. Partendo da lati diversi, la scienza della natura e la scienza dello spirito tentano entrambe di risolvere questo grande enigma. Ogni seria indagine nel campo della natura si propone da ultimo di riassumere tutti i processi naturali per giungere attraverso di essi alle leggi che li governano. L'indagine spirituale a sua volta investiga le sorgenti dell'essere per comprendere l'essenza dell'uomo e penetrarne il destino. Se dunque non si può dubitare che in genere l'enigma maggiore per l'uomo sia l'uomo stesso, questa verità potrà essere approfondita nella realtà della vita nei contatti quotidiani col nostro prossimo. Ognuno è un enigma per gli altri e per se stesso, grazie alla sua speciale natura e indole. Quando si tenta di risolvere l'enigma uomo, si ha di mira per lo più l'uomo in generale, cioè senza badare alle sue caratteristiche individuali. E non è poco compito voler conoscere la natura generale umana. Quanto infinitamente diversi tra loro sono gli uomini nella loro più profonda individualità. L'enigma dell'uomo singolo deve diventare per noi del massimo interesse, perché tutta la nostra vita sociale, il nostro rapporto col prossimo, dipendono infatti non tanto dall'intelletto, quanto dal sentimento con cui ci accostiamo ai singoli con i quali tutti i giorni abbiamo a che fare. Come è difficile comprendere i diversi aspetti e l'indole delle persone che incontriamo, così nella vita molto dipende dalla capacità di vedere chiaro nella complessa natura degli individui con cui veniamo in contatto. Soltanto col tempo si può sperare di risolvere l'enigma individuale che ogni persona ci presenta, poiché fra la natura generale dell'uomo e la natura particolare del singolo passa una grande differenza. Da Il segreto dei temperamenti umani di Rudolf Steiner, editrice Antroposofica.